e abbiamo il dovere di immaginare un futuro per la nostra Europa, nel rispetto di quel manifesto che è quello che dà il via al nostro incontro e per rispetto delle persone che verranno dopo di noi a occupare e a vivere in questo continente, in questo pezzo di mondo che è vero ha conservato la pace all'interno, dicevo, dei suoi stati membri, ma che noi dobbiamo provare a consegnare un po' migliore, se possibile, a chi verrà dopo. Chiudo, prima di passare la parola a Maurizio Molinari, dicendo che c'è un'ultima cosa, e lo dico invece questo principalmente ai nostri ospiti. Questa è una scuola, come dicevo, che si pone l'obiettivo di costruire narratori e narratrici, persone che raccontano. E se c'è una differenza fra questa guerra, quella che viviamo oggi, e quella precedente, anch'essa ai confini dell'Europa, paradossalmente ancora più vicina a noi, appena al di là dell'Adriatico, e che quella era stata l'ultima guerra prima di Internet, ed era stata raccontata in un modo completamente diverso. Oggi noi siamo in un mondo che è cambiato anche da questo punto di vista. Abbiamo i messaggi Instagram o i post su TikTok dalle trincee. È una specie di colpo di coda del Novecento, no, se vogliamo, che oggi, in un mondo che si racconta in questa maniera, e voi ragazzi racconterete naturalmente il mondo che verrà, speriamo di darvi una mano da questo punto di vista, a costruire degli strumenti per poterlo fare nel modo migliore, siamo di fronte a una specie di colpo di coda del Novecento, cioè in un mondo radicalmente, totalmente cambiato, anche dal punto di vista narrativo, qualcuno ancora manda dei ragazzi a scavare delle trincee a Chernobyl, un po' come si faceva non nella seconda, ma nella prima guerra mondiale, no? Quando si mandava la carne da macello alle frontiere. E chiudo con questa cosa e chiudo con un ricordo, lo abbiamo fatto anche questa mattina in un'altra occasione, tutto ciò e tutto quello che potrà nascere da questo momento e quello che rimarrà a voi ragazzi nel ricordo di questa giornata possa anche essere nel solco di un altro, mi viene da dire dei padri fondatori di questa idea. Si chiamava David Sassoli e purtroppo se n'è andato. Se n'è andato presto e ahimè troppo presto, anche perché sarebbe stato molto utile sentire oggi lui rispetto a quello che sta succedendo. Chiudo qui, passo la parola a Maurizio Molinari, responsabile dell'ufficio milanese, giusto, dell'Unione Europea. Grazie, grazie Mauro, io sarò veramente molto breve, poi fra l'altro dopo quello che ha detto Mauro Berruto su David Sassoli penso che ci sia veramente poco da aggiungere, se non io sono Maurizio Molinari, sono il responsabile dell'ufficio del Parlamento Europeo a Milano. Ringrazio davvero la Scuola Holden per questa opportunità, la vicepresidente Picerno, la commissaria Dalli, Kirill Martinov di Novaya Gazeta Europe e tutti i colleghi giornalisti, Annalisa Camilli, Ezio Mauro e tutti, Paolo Di Paolo per la moderazione. Insomma, poi quando si fanno i ringraziamenti si dimentica sempre qualcuno, ma ringrazio tutti e dico solo una cosa, e non la dico io, l'ha detta stamattina la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Siamo veramente in un momento in cui il nostro futuro è a rischio e in cui dobbiamo scegliere fra chi vuole e chi il 9 maggio fa parate militari e vuole la distruzione, vuole regimi autocratici, vuole la disinformazione e chi come noi europei ha scelto la democrazia, l'apertura, la collaborazione, la discussione, il confronto. Ecco, se vincerà chi ha scelto la democrazia e chi ha scelto il confronto, ci aspetta un futuro probabilmente migliore per tutti. Se lasciamo che le autocrazie e le dittature abbiano la meglio, nessuno potrà più sentirsi sicuro. Io vi ringrazio. Grazie Maurizio. Io lascio il palcoscenico e il microfono a Paolo Di Paolo che modererà questo incontro e grazie ancora a tutti voi per essere qui. Grazie. Grazie.
Allora cominciamo, perché sarà un pomeriggio insomma molto articolato, sono tanti come vedete gli ospiti qui seduti, non siamo soltanto in presenza, siamo anche in streaming sui canali della Scuola Holden e sul sito del quotidiano La Stampa, quindi in realtà la platea è moltiplicata rispetto a quella che vedo, comunque fatta soprattutto di persone molto giovani che appunto abitano questa scuola, questo spazio che, come diceva Mauro Berruto, è stato bonificato giustamente anche a livello proprio di pensiero. E visto che siamo in uno spazio, diciamo così, di narrazioni, di tentativo di raccontare, io prima di presentarvi gli ospiti voglio leggervi una poesia che è di uno scrittore poeta che si chiama Ilya Kaminsky, e vi invito tra l'altro a leggere questo libro che è bellissimo, si chiama Repubblica Sorda. Lui è uno scrittore poeta ucraino che oggi vive negli Stati Uniti, è stato colpito da sordità e naturalmente la sua sordità nell'infanzia, la sua sordità diventa in questo libro anche metafora di una certa sordità anche dell'Occidente per certi versi, non solo del suo paese. Nel 27° giorno del bombardamento aereo, io non ho niente tranne il mio corpo e le pareti di questo appartamento vuoto pulsano e pulsano come un polmone. Come posso dire che voglio solo un po' di silenzio? Io, una sorda, voglio un po' di silenzio, voglio un po' di silenzio. Io, nel bel mezzo della cameretta della bimba dove la terra mi chiede troppo, io, prima di mettere a tacere il singhiozzo del mio cuore e dormire, conto la nostra forza, una donna e una bimba. Questo corpo da cui testimonio è un binocolo da cui tu puoi guardare, Dio. Una bimba si aggrappa a una sedia, mentre i soldati, le facce modellate dall'interno dalle parole, arrestano tutta la mia gente, io scappo, e la bandiera e l'asciugamani su cui il vento si asciuga le mani. Mentre loro scardinano le porte del mio appartamento vuoto, io sono un altro appartamento. E sorrido alla bimba che si aggrappa a una sedia, barcolla verso di te e di me, Dio. Io batto le mani e applaudo i suoi primi passi in pericolo come tutti. In un altro passaggio di questo libro, Repubblica Sorda, Kaminsky si fa una domanda: che cos'è un uomo? Che cos'è un bambino, una bambina? E risponde: una pausa tra due bombardamenti. Allora, è chiaro che la suggestione è molto forte. Noi probabilmente riusciremo, ma non so con quanta certezza, posso sottolineare questo aspetto, a collegarci anche col sindaco della città di Odessa, ma arrivavano notizie che in questo momento, diciamo, riguardano i bombardamenti nell'area di quella città, e dunque non sappiamo al momento, no, se il collegamento sarà confermato, nel caso mi verrà detto. Però è chiaro che noi stiamo raccontando qualcosa in uno spazio ancora e per fortuna pacifico, dove le parole fanno la differenza, la nostra capacità di interrogarci, di capire, non fanno la differenza, mi rivolgo direttamente a Pina Picerno, al vicepresidente del Parlamento Europeo, alla vicepresidente del Parlamento Europeo, perché le parole non possono avere un margine di manovra effettivo, non sempre, o proprio le chiedo questo, prima ancora di chiederle poi di raccontarci la sua esperienza diretta in Ucraina e quello che significa tra l'altro in questo momento, in questa giornata, rappresentare l'Europa, perché in qualche modo lei ovviamente la rappresenta anche qui. Però le chiedo prima di tutto questo, ci siamo disabituati a pensare in queste settimane che le trattative, il parlare, il dialogo possano sortire degli effetti, cioè abbiamo smesso, le chiedo, di credere, lo chiedo in modo provocatorio, però nella politica, nella diplomazia, nella possibilità del dialogo, dobbiamo arrenderci all'idea che non funziona più questo parlarci. Le chiedo subito questo e poi naturalmente le do anche l'occasione di fare i saluti che vuole, ma intanto le passo il microfono. Grazie. Per entrare subito nel vivo. Sì, grazie Paolo, naturalmente grazie alla commissaria Dalli, a Ezio Mauro, a Annalisa Camilli, a Kirill e a tutti quanti voi, grazie soprattutto alle ragazze e ai ragazzi, alla Scuola Holden che ha voluto questo appuntamento importante in cui abbiamo la possibilità, ecco, di utilizzare le parole per ragionare insieme di quello che sta accadendo, utilizzando anche le vostre sollecitazioni, ragazze e ragazzi, che sono sempre fonte per noi possibilità di riflettere insieme anche secondo prospettive, angolazioni diverse, quindi è sempre molto bello e molto utile, soprattutto in un tempo complicato come quello che stiamo vivendo, come quello che abbiamo scoperto nuovamente che è possibile vivere. Ci siamo svegliati il 24 di febbraio in un mondo nuovo, in un mondo diverso, in cui ci siamo riabituati a suoni
che pensavamo di aver dimenticato, le sirene antiaeree, il rumore della guerra, quella guerra che per tanto tempo, per tantissimi anni, abbiamo evitato nel nostro continente grazie a questa ardita e coraggiosissima architettura politica che è l'Europa. L'Europa, lo diceva Mauro, poi non eludo la domanda, ci arrivo naturalmente, però fatemi dire che l'Europa nasce quando questo continente era in guerra. Noi abbiamo voluto partire esattamente da lì, da Ventotene, dal luogo nel quale i padri fondatori dell'Europa, che erano degli italiani, non dimenticatelo, non dimentichiamolo, nel mentre ancora si contavano vittime in un conflitto che aveva insanguinato il continente intero, in ogni famiglia si contava una vittima di quel conflitto, e loro immaginarono dalla prigionia, dal confine, immaginarono che i figli dei carnefici e delle vittime si potessero riconoscere sotto la stessa bandiera, potessero riconoscere le stesse istituzioni, il potere della parola, Paolo, esattamente il potere della parola quando in grado di immaginare una prospettiva, di disegnare prospettive. Questo è il potere della politica, ragazzi e ragazzi. Da un lato, io lo so che poi vi raccontano, magari vi hanno raccontato che la politica è una cosa brutta, che è una cosa sporca, ah, quelli che la fanno, mamma mia, spesso ve l'hanno raccontato, io lo so, però ritornando al valore della politica, della parola, della diplomazia, soprattutto quando intorno nulla porta a immaginare e a concepire la fiducia, a me viene da farvi riflettere e da ricordare quello che è stato immaginato in una piccolissima isola del nostro mare a Ventotene, ed è quello, il potere, il pensiero lungo di cui noi abbiamo ancora bisogno, soprattutto ora, Paolo. Io non smetto di pensare che il cessate il fuoco è necessario, non smetto di pensare che la pace è necessaria, non smetto di pensare che questa brutale, brutale aggressione ai danni di uno Stato libero, a danni di ragazze e ragazzi come voi, che avevano la loro vita, i loro progetti, il loro futuro davanti agli occhi, si sono svegliati una mattina con il rumore delle bombe. Non smetto di pensare che quello che noi dobbiamo opporre a questa follia criminale, criminale, è la capacità di disegnare prospettive, la capacità ancora di fare politica. È quello che sta provando a fare l'Europa in questo tempo difficile, Paolo. Perché si è detto, ah, e lo dicono, lo scrivono in tanti, ah, l'Europa non sta facendo abbastanza. Allora io lo so che c'è tanto ancora da fare. Voi sapete che noi abbiamo fatto una conferenza sul futuro dell'Europa, lo sa la nostra commissaria, che ha visto il coinvolgimento di tante ragazze come voi, di tanti ragazzi come voi, di tanti cittadini europei che ci hanno chiesto di cambiare, che ci hanno chiesto un'Europa più capace di rispondere alle sfide del nostro tempo, più capace di decidere. Ci hanno detto l'Europa così com'è non funziona abbastanza, noi non abbiamo una politica estera e di difesa comune, non abbiamo appunto in consiglio il diritto di veto, l'obbligo di decidere tutto insieme, e questo determina una lentezza, no? E una scarsità anche di coraggio delle decisioni che spesso abbiamo preso, e questo è vero naturalmente. E però appunto quelle persone che hanno partecipato così numerose alla conferenza del futuro sull'Europa, che si chiude esattamente in queste ore a Strasburgo, ci chiedono di fare un passo in avanti e ci chiedono di completare, e chiudo così insomma questa prima domanda, di completare quella visione, di dare forza, di dare gambe a quella visione che era stata immaginata a Ventotene, di fare il salto definitivo davvero verso l'Europa politica. È quello di cui abbiamo bisogno, non arrenderci al rumore delle bombe, non arrenderci alla follia criminale, e non smettere di immaginare prospettive, e non smettere di immaginare futuro e diritti, che è quello che l'Europa ha cercato di fare nel corso di questi anni. Quindi su questo io credo che noi dobbiamo continuare a lavorare. Grazie Pina Picerno, poi ovviamente torniamo su alcuni aspetti e soprattutto sulla sua esperienza recente in Ucraina.
è stata già citata Elena Dalli, che ringrazio di essere qui, e ha il ruolo appunto di commissario europeo per l'uguaglianza nella commissione von der Leyen. A lei naturalmente rilancio un po' alcune delle questioni che sono state già aperte da Pina Picerno. Siamo in una giornata particolare, come veniva ricordato, oggi è la giornata dell'Europa, ma appunto ha coinciso in un cortocircuito mediatico anche abbastanza paradossale ma sintomatico con la parata sulla Piazza Rossa. Lo stesso 9 maggio diventa portatore effettivamente di due forse visioni del mondo, magari proprio radicalmente contrapposte. Stamattina sui giornali, compreso La Stampa appunto, e saluto eventualmente diciamo i lettori e le lettrici che stanno seguendo in streaming in questo momento dal sito del quotidiano, hanno ripreso il messaggio dei vertici delle Camere d'Italia, Francia, Germania e Spagna proprio in occasione del 9 maggio, e l'attacco di questo messaggio dice: il 9 maggio tradizionalmente celebriamo l'unità europea, il giorno precedente segna anche la fine della seconda guerra mondiale. L'idea di Robert Schuman era proprio quella di rendere impossibile un'altra guerra sul suolo europeo. Oggi guerra e distruzione sono tornate nel nostro continente. Ecco, evidentemente facciamo i conti con una geografia e una storia che si sono improvvisamente, come diceva Pina Picerno, accartocciate. Un mondo nuovo, forse vecchio, tornato indietro, è difficile capire. E volevo chiederle, intanto perché appunto porta diciamo nel suo ruolo questa parola uguaglianza, che ha a che fare proprio con i diritti di cui parlava alla fine la vicepresidente, ma poi in generale che cosa significa, Elena Dalli, rappresentare oggi l'Europa in un giorno di festa europea, mentre questa stessa data, che segna comunque la fine dell'ultimo conflitto mondiale per un intero continente, ecco, viene in qualche modo incupita o attraversata dalla spinta di un altro racconto, di un racconto che è molto diverso da quello europeo? Buon pomeriggio e grazie per l'invito, sono molto felice di essere qui con voi. Per rispondere alla sua domanda, quello che dico oggi io, quando si vede questi contrasti, è che noi non possiamo mai guardare il progresso come qualcosa che c'è stata, c'è, perché è possibile anche avere il regresso, come possiamo vedere. Allora, tutto quello che hanno fatto Schuman, quello che è l'anniversario oggi della Unione Europea, dell'Europa unita, dell'Europa di pace, dell'Europa unita in politica, nel sociale, in tutto quello che abbiamo fatto in tutti questi decenni, e poi si può vedere crollare questo, vedere quello che sta succedendo oggi in Russia nella parata, e vedere quello che cerchiamo di celebrare oggi, ma non si può celebrare quando vediamo che quei milioni di rifugiati che vanno vengono in Europa, come ha detto Pina, quei giovani che avevano i suoi progetti, è tutto distrutto. Come hai letto tu in quella poesia, quella ragazza che tiene la sedia, è una tragedia umana che forse non pensavamo che può succedere, perché era quella l'idea dell'Unione Europea, che noi siamo uniti in politica, in economia, nel sociale, in pace, tutti insieme. E allora l'Unione Europea deve lavorare sodo per trovare un rimedio qui. Noi stiamo ovviamente lavorando, come sapete, la settimana scorsa il Presidente ha presentato il sesto pacchetto di sanzioni,
E noi stiamo lavorando con i rifugiati che vengono qui per vedere che i suoi diritti sono rispettati, che è più debole tra di noi. Stanno bene, e quello è il nostro lavoro, anche ci sono i soldi che sono presentati, dati ai paesi dove c'è molto rifugiati che vengono in questi paesi, specialmente la Polonia, vediamo che quello che sta succedendo lì. E allora non posso dire che oggi è una celebrazione, perché non si può celebrare quando c'è questa tragedia che sta succedendo, dove la gente sta morendo dagli armamenti, sta morendo pure di fame o di tutto quello che viene con la guerra, una guerra che pensavamo che passato remoto, ma e perciò ho cominciato a dire che in inglese si dice to take for granted, non si può mai prendere niente for granted nella pace, nel progresso, perché vediamo anche in qualche diritti dove c'è nel soggetto dell'uguaglianza, vediamo anche in Europa, in qualche stati membri, che questi diritti vanno indietro invece di avanti. Allora è molto importante che noi siamo vigilanti per vedere che questa nostra bella Europa fa progresso, non regresso come sta facendo adesso. Grazie Elena Dalli. Volevo passare a Kirill Martinov, e ringraziandolo ovviamente di essere qui con noi, come è stato presentato, è il vice direttore di Novaya Gazeta, il giornale che dalla metà degli anni 90 è una voce diversa, ovviamente, che in questa fase ha vissuto una complicazione radicale della sua possibilità di informare, di fare un'informazione alternativa alla propaganda. Ma la prima domanda, prima ancora di chiedergli magari di riassumerci qual è la situazione, anche se l'ha potuto dire in qualche intervista, in più di un'intervista, la situazione adesso del suo giornale e anche un po' l'orizzonte che ha davanti, volendo continuare a fare informazione. Stanno uscendo delle missioni in qualche modo, dico così usando le virgolette, clandestine altrove, in altri paesi, ma mi interessava capire qual è il suo sguardo sulla giornata di oggi, su questa data bifronte, potremmo dire, la data di una celebrazione europea che, come ricordava il commissario, è impossibile oggi celebrare fino in fondo, e la data di una celebrazione russa che racconta un'altra storia. Allora volevo capire come lei ha vissuto, vive queste ore, questa giornata. Thank you so much, and hello everyone. I'm happy to be a part of this discussion, and I switched to Russian, and you will be provided by Italian translation. I wanted to say only one phrase before we begin, that I'm proud that we, you know, I'm Russian citizen, and I have a lot of friends in Kyiv these days, and a lot of these people are fighting, basically. And I'm proud that, you know, that we still can have some common values, and we still have opportunities to talk each other. And all my personal support is with Ukraine in this situation, of course. I believe everyone understands, no? Sorry. I think so. Possiamo andare? No, adesso voleva solo dire una frase in inglese, adesso passerà al russo. Possiamo, ok. Пожалуйста, продолжайте. Да, я перейду на русский. Я хочу сначала сказать, что мы находимся в арсенале, an armory. И те из вас, кто, может быть, был в Киеве, знают, что там есть совершенно такое же здание. Это старый арсенал, который сейчас используется для лекций, выставок
и для каких-то гражданских собраний, и я только не знаю, что с ним стало во время войны. Adesso passo al russo e volevo solo dire appunto che si è detto che siamo in questo arsenale e per coloro che sono stati a Kiev probabilmente l'avranno visto, c'è un ambiente simile, c'è un posto praticamente uguale che era un vecchio arsenale che adesso è stato trasformato in una sala mostra e una sala per incontri culturali. И для меня это собрание, у меня была когда-то лекция в этом арсенале в Киеве, наверное, лет 5 назад. Для меня это наше нынешнее собрание, оно связано с этим киевским опытом, потому что я вижу, знаете, что наши города, европейские города, имеют общую историю. Такие здания строились в 19 веке, я полагаю, и когда-то это были очень важные заводы, чтобы производить оружие, но теперь мы производим совсем другие вещи здесь. И в Киеве происходило то же самое до того, как началась война. E, a proposito di questo luogo che esiste anche a Kiev, tra l'altro io ci ho tenuto una lezione 5 anni fa ed è molto interessante vedere come nelle città europee spesso ci siano luoghi molto simili che sono stati costruiti con un primo intento, come quello di costruire armi per la seconda guerra mondiale all'epoca, e che poi sono stati trasformati in qualcosa di assolutamente bello e totalmente diverso. Мы много читали про события 20 века, про войну, про то, как люди защищали свою родину, сражались в качестве партизан и вынуждены ли были бежать от диктатур, которые буквально этих людей убивали в их родных странах. И, конечно, мы никогда, я, по крайней мере, никогда не мог себе представить, что это станет частью нашей собственной судьбы в 21 веке. То moltissimo di letteratura contemporanea, di quello che è successo durante il XX secolo, la guerra dei nostri nonni in questo caso che hanno combattuto, che hanno difeso la propria patria, che si sono battuti come partigiani e altri che invece hanno dovuto fuggire e hanno dovuto lasciare il proprio paese. Davvero non mi posso, scusate, non mi posso neanche immaginare che cosa dovessero provare all'epoca e che cosa stiano provando adesso le persone che stanno vivendo questa tragedia. И для меня нынешняя ситуация стала такой точкой, знаете, которая все расставляет на свои места, точкой во времени. Потому что сейчас становится понятно, что ты работаешь журналистом не из-за кликов, не из-за того, чтобы получить какой-то publicity, и даже не очень важно, в Инстаграме ты делаешь свои истории, в ТикТоке или ты печатаешь газету. Важно, какая у тебя история, и помогает ли она людям знать правду, и помогает ли она в конечном итоге остановить войну. Per me la situazione si è complicata parecchio e posso dire che è cambiato tutto. Al giorno d'oggi non importa che tipo di giornalismo si faccia e se sei un giornalista che scrive su un giornale o se scrive su TikTok, se fa le storie su Instagram, l'importante è raccontare la storia com'è e soprattutto raccontare la verità e cercare di raccontare la verità per fermare la guerra. И пожалуй, я бы еще добавил, что наверное, если вы можете чему-то учиться на нашем опыте, на опыте Восточной Европы и этой чудовищной войны, то, пожалуйста, давайте стараться относиться всерьез к тем вещам, которые нам будто бы достались без усилий по наследству. В частности, давайте всерьез относиться к демократии, потому что мы в России потеряли нашу демократию, мы живем в диктатуре, и теперь сотни тысяч молодых россиян, таких же, как вы, они потеряли свою страну. Они больше не имеют возможности жить в своей собственной стране. Они беглецы, и они ищут для себя убежище. E quindi volevo veramente chiedere di concentrarsi su questa situazione che stiamo vivendo adesso e se c'è qualcosa che possiamo imparare da quello che è successo in Europa dell'Est e in Russia è questo, cercate di
relazionarvi nel modo più serio possibile a quello che si ha e soprattutto alla democrazia, per esempio, perché in Russia non esiste più la democrazia, non ce l'abbiamo più, hanno distrutto il nostro paese da questo punto di vista, ci sono centinaia di migliaia di persone che adesso sono dovute scappare dal paese e non possono più chiamare la Russia casa. И последнее, что я хочу добавить, я вижу, что я уже не отвечаю на вопрос, но я просто правда говорю о том, что для меня важно, и может быть вы тоже видите, что это важно, может быть для кого-то из вас в том числе. Мне повезло в том смысле, что у меня была новая газета, это последняя независимая российская медиа, последняя независимая российская газета. Мы вышли на следующий день после начала войны, мы вышли с номером на двух языках, на украинском и на русском. Мы написали, что Украина нам не враг, мы никогда не поддержим эту войну и никогда не будем на стороне агрессора. И я могу себе представить, что очень много людей, на самом деле, они просто не знают, что в этой ситуации делать. Если ты гражданин Российской Федерации, и ты не знаешь, что, в чем твой поступок, ты не можешь, у тебя нет родины, которую ты можешь защищать с оружием в руках. Может быть, тебе даже написать в Украину некому и там кого-то поддержать. Я думаю, что русским в целом не на что жаловаться. Просто, пожалуйста, знайте, что мы существуем. Те люди, которые имеют российские паспорта и никогда не поддерживают, не согласятся на эту войну, развязанную Путиным. Спасибо. In conclusione, volevo semplicemente aggiungere, siccome avete capito che io non rispondo alle domande, voglio semplicemente esprimere quello che è il mio pensiero e quindi vi dico che in ultimo possiamo dire che la Nuova Gazeta, il mio giornale, è l'ultimo giornale davvero indipendente che è rimasto praticamente sulla scena. Noi il giorno dopo l'aggressione russa in Ucraina siamo usciti con un numero che diceva la Russia bombarda l'Ucraina e non abbiamo mai sostenuto questa guerra, anzi non riesco a immaginare cosa possano provare adesso le persone. Ci sono tantissimi russi che non sanno cosa fare perché non possono combattere per la propria patria, non possono fare veramente nulla, e allo stesso tempo ci sono gli ucraini che invece stanno subendo tutto questo. Quindi noi russi non vogliamo lamentarci di qualcosa, vogliamo solo chiedervi di ricordare che esistiamo ed esistiamo come persone che sono contro la guerra. Grazie. Diverse settimane fa Annalisa Camilli, che è una bravissima giornalista italiana che in questi anni ha fatto e sta facendo un lavoro straordinario in particolare sulle rotte delle migrazioni, ma si è occupata naturalmente di tantissime questioni, ma certo questa è stata, diciamo, la vicenda che ti ha più occupato anche emotivamente in questi ultimi anni, al punto che ne è venuto fuori poi anche un libro, La legge del mare, appunto 2-3 anni fa. Tu scrivevi, Annalisa, qualche settimana fa, era proprio appena cominciata la guerra o comunque insomma era passato poco, questo è l'odore della guerra, è l'attacco di un tuo pezzo, dice Pavlo, l'autista che mi porta nel quartiere di Obolon, nella periferia settentrionale di Kiev, dove alle 5 del mattino del 14 marzo un razzo ha colpito un palazzo dei 9 piani. Dopo tanti annunci la guerra è arrivata nel cuore della capitale ucraina con i suoi segnali inconfondibili, le esplosioni, le sirene, i palazzi che tremano, i vetri che si rompono, i morti. E questo era l'attacco, poi sei tornata a più riprese, sei praticamente, mi dicevi che hai fatto adesso una tappa velocissima a Roma, ma vieni dall'Ucraina, quindi è chiaro che più che farti una vera e propria domanda ti chiederei di raccontarci le sensazioni anche tu, insomma, di questi giorni, di queste ore. Però vorrei anche, se ti va, che tu poi ci provassi a fornire, come dire, una prospettiva che è dall'Europa e fuori dall'Europa, le guerre da cui fuggivano e fuggono i migranti che tu hai raccontato in questi anni sono guerre che noi percepiamo come lontane e di cui vediamo soltanto l'esito ultimo, appunto, no? I rifugiati alle soglie del nostro continente. E lì, naturalmente, le politiche europee, i tentativi qualche volta riusciti, qualche volta falliti, di accoglienza, di equilibrio anche tra paesi, nella ricezione, nell'accoglienza, appunto, beh, insomma, sono stati oggetto di discussione in questi anni molto forti nel dibattito pubblico. E adesso abbiamo dei rifugiati dentro il nostro stesso continente, rifugiati che si spostano appunto da,
da luoghi almeno nominalmente più familiari per noi, appunto, in Italia, nei paesi dell'Europa centrale. E, ecco, volevo chiederti, dopo aver fatto magari un passaggio sulle sensazioni di queste ore, poi che vuol dire provare a raccontare una guerra con, appunto, poi anche la ricaduta dei rifugiati, una guerra che percepiamo vicina, ma poi la questione è soltanto di geografia, perché sul piano della storia in fondo non è che c'è una grande differenza tra una guerra e l'altra. Sì, grazie, buonasera, buongiorno a tutti. Mentre venivo qui in treno mi sono andata a rileggere quel discorso di Robert Schuman, appunto il 9 maggio del 1950, questo che celebriamo, no? Quel primo tentativo di costruire l'Europa, e quel discorso dell'allora ministro degli esteri francese l'ho trovato incredibilmente attuale, mi ha molto emozionato leggerlo, e quindi lo volevo condividere con voi proprio per cominciare a riflettere su quello che la guerra ha portato a questo continente, di cui appunto negli ultimi anni io ho raccontato soprattutto le crepe, le fratture, l'incapacità a trovare una voce, a trovare delle politiche che fossero davvero, davvero comuni, a interpretare davvero una politica comune. Diceva Schuman: la pace mondiale non potrà essere salvaguardata se non con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano. Il contributo che un'Europa organizzata e vitale può apportare alla civiltà è indispensabile per il mantenimento di relazioni pacifiche. La Francia, facendosi da oltre 20 anni antesignana di un'Europa unita, ha sempre avuto per obiettivo essenziale di servire la pace. L'Europa non è stata fatta, abbiamo avuto la guerra. È incredibile come quest'ultima frase, in particolare la relazione tra un'Europa di fatto, un'Europa forte, politica, unita, e la presenza della guerra sia oggi più suoni, diciamo, a tutti noi come incredibilmente attuale. Io torno, appunto, sono tornata ieri dall'Ucraina, e sono moltissime le cose che mi portano dal mio secondo viaggio. Ero lì anche proprio qualche giorno dopo lo scoppio della guerra, sono moltissime le cose che mi porto dietro, ma in particolare sono tornata a Kiev, dove appunto avevo documentato il tentativo dell'assedio della città, che di nuovo ricordava un'altra guerra europea, no? L'assedio di Sarajevo 30 anni fa, e anche quella guerra completamente dimenticata, e ci ricordava probabilmente di come aver tolto attenzione ai processi che avvenivano a Oriente, nei paesi, appunto, aver sottovalutato, no, la difficoltà dei paesi che emergevano, no, dal disfacimento dell'Unione Sovietica, il loro fortissimo desiderio, no, di entrare in Europa, e allo stesso tempo, appunto, combattere con una serie di processi per niente compiuti, appunto, la pochissima attenzione che abbiamo dato nelle nostre opinioni pubbliche, per esempio, a quello che stava succedendo in tutta quella parte del nostro continente. Dicevo, la cosa che mi porto più vivida è il lavoro che stanno facendo in questo momento moltissimi volontari intorno a Kiev, nei territori che sono stati occupati fino al 31 marzo dall'esercito russo, e che ora vivono questa dimensione di liberazione dall'esercito e quindi dalla guerra, sono rispetto al resto del paese quindi in una posizione quasi privilegiata. Hanno conosciuto la guerra, hanno conosciuto combattimenti a terra, i colpi dell'artiglieria, gli scontri tra soldati, i bombardamenti, i razzi, i palazzi distrutti, ma ora vivono una dimensione, appunto, di liberazione, perché c'è stata, appunto, la ritirata a fine marzo dell'esercito russo, e però questa ritirata ha svelato un orrore ancora più profondo, quello che è l'atrocità di una guerra che non conosce limiti, che non riconosce neppure le regole fondamentali nel conflitto, le regole del diritto internazionale, del diritto umanitario. Ho parlato a lungo, appunto, con gli abitanti di Bucha, i sopravvissuti di Bucha, molti di loro, in particolare, appunto, vi porto l'immagine di quest'uomo che si chiama Eugene, che ha perso suo fratello
fratello, proprio durante l'occupazione, suo fratello cercava, Denis cercava di scappare, di raggiungere un corridoio umanitario a un certo punto all'inizio di marzo che era stato aperto, ed è stato ucciso in un'esecuzione sommaria come decine, migliaia di altre persone in quei luoghi. Il suo corpo è stato ritrovato per strada appunto dopo la fine dell'occupazione, il fratello ha dovuto riconoscerlo e da lì ha cominciato con decine di altri volontari. In questo momento sono gli ucraini che stanno facendo questo lavoro senza, mi sembra, nessun sostegno da parte delle autorità internazionali. Stanno recuperando questi corpi nelle fosse comuni, corpi che ancora sono nei campi, senza nome, molti di loro senza nome, senza che quindi al desiderio delle famiglie di sapere che fine hanno fatto i loro scomparsi, quelli di cui non hanno notizia magari da settimane, possa esserci la certezza appunto che queste persone siano morte. Quindi stanno cercando di fatto di dare un nome a queste decine di corpi. E pensavo in questo scenario, che ovviamente è il più atroce, no? E mostra che cosa significa la guerra significa esattamente questo, una violenza di sopraffazione totale di un uomo su un altro uomo, di un esercito su un altro esercito, ma purtroppo in certi contesti anche i civili, no, vengono superati quei limiti che invece dovrebbero, anche in guerra, anche in una situazione come la guerra di violenza estrema, risparmiare per esempio i civili. E pensavo quanto sia profondamente legato alla nostra identità europea quello, per esempio, dei limiti perfino in una situazione di violenza e di atrocità, no? Quindi i limiti del diritto internazionale, di quanto questo sia veramente un patrimonio della nostra cultura giuridica che noi dovremmo assolutamente rivendicare, così come il tentativo anche disperato, appunto creativo, no, con le parole di Schuman, di trovare una strada di pace, una strada diplomatica, perfino, diciamo, in un momento in cui sembra molto lontana questa prospettiva, perché entrambi i paesi, entrambi i governi in questo momento sembrano non volersi sedere, diciamo, al tavolo dei negoziati. Mi sembra appunto che questa ferita che sia profondissima, che rappresenta la guerra, no, nel cuore dell'Europa, sia una campana che suona, devo dire, a delle istituzioni europee che in questi anni abbiamo raccontato essere un po' moribonde, no? Un po' incapaci di trovare appunto una voce comune, di tenere insieme appunto l'azione politica con questo grande patrimonio invece, no? Rispetto appunto all'azione immediata, che per esempio un buon esempio di quello che quindi il tempo a nostra disposizione direi è pochissimo, no? Siamo gli eventi che stanno soffiando sono quelli di una nuova guerra fredda, e quindi il tempo per l'Europa di ritrovarsi, di ritrovare la sua identità e appunto finalmente di riformare anche le sue istituzioni, io credo siano veramente molto, molto corti. E però dà speranza, per esempio, la reazione che c'è stata nell'accoglienza di 5 milioni di rifugiati. Se è stato possibile nell'arco di 2 settimane di attivare la direttiva 55/2001 e quindi di concedere una protezione temporanea a 5 milioni di persone che sono arrivate nei nostri paesi, questo significa che queste persone potranno lavorare, potranno avere un'autonomia, potranno spostarsi all'interno dei nostri paesi, potranno raggiungere le loro famiglie, i loro amici, e quindi trovare in una situazione così drammatica un conforto, no? Bene, se questo è stato possibile, vuol dire che è possibile una risposta politica rapida, gli strumenti ci sono, e quindi finalmente che questa appunto vicenda atroce che ci coinvolge tutti quanti possa forse finalmente rivitalizzare appunto il progetto europeo. E volevo leggere,
per chiudere le parole di una giornalista, ci sono 3.000 giornalisti accreditati che stanno seguendo il conflitto in Ucraina, molti di loro sono giornalisti freelance, stanno quindi sostenendo i costi di coprire una guerra così atroce, così complicata, e lo stanno facendo spesso con delle opinioni pubbliche nei loro paesi che discutono di tutt'altro, appunto il racconto della realtà, il racconto che vediamo spesso appunto nelle opinioni pubbliche europee è molto lontano da quello che vedono i giornalisti sul terreno. Allora volevo ricordare Anna Politkovskaja proprio oggi, un passaggio appunto di Anna Politkovskaja del suo La Russia di Putin, un passaggio appunto scritto nel 2004. In cui Politkovskaja dice che molte cose dipendono anche da noi. Dice: è impossibile per me accettare che siamo immersi di nuovo in un inverno politico in Russia e che durerà per diversi decenni. Vorrei vivere un po' più a lungo, desidero che i nostri figli siano liberi e che anche i nostri nipoti nascano liberi. Pertanto desidero ardentemente che l'inverno finisca il prima possibile, ma solo noi e nessun altro possiamo aumentare le temperature dell'inverno russo sopra lo zero. Aspettare che il disgelo arrivi dal Cremlino come ai tempi di Gorbaciov oggi è sciocco e irrealistico. Grazie Annalisa. Faccio una domanda a Ezio Mauro, che tutti conoscete, è stato per 20 anni direttore di Repubblica, adesso scrive su queste pagine e lavora in tante direzioni come saggista, anche proprio cercando di connettere il più possibile una riflessione sull'oggi alle conoscenze della storia, e fa eco un po' a quello che diceva, involontaria ovviamente, a quello che diceva Annalisa, un passaggio dell'editoriale di Ezio Mauro stamattina su Repubblica, dove parla appunto di questa logica di morte che diventa l'unico orizzonte, il territorio da conquistare o da difendere ritorna ad essere la posta concreta in gioco come nel passato più lontano, riemergendo come un'unità di misura primitiva dentro la stagione del virtuale che ha smaterializzato ogni cosa. La guerra accetta il primordiale, fatta della sua stessa natura che prevale sulla modernità e sulla tecnologia. Per questa fissità immutabile la guerra sembra ogni volta la fine del discorso, perché sceglierla, deciderla e accettarla ha già significato la fine del pensiero. E invece, prima di diventare azione, la guerra è un concetto che cambia e si trasforma secondo la storia dei popoli coinvolti e le culture degli stati che si scontrano al fronte, e anche dei paesi che si credono indenni e invece stanno appena in retrovia, subito dietro la linea del fuoco, esposti come noi, scrivi direttore stamattina su Repubblica. E partirei proprio da qui, cioè mi piacerebbe interpretare in questa prima domanda, che poi le altre le faranno ovviamente i ragazzi e le ragazze, ma come ci sta stravolgendo anche un po' la testa. In questa editoriale, Tre guerre di Putin, parli della giornata di oggi, delle guerre di Putin, le tre guerre di Putin, la grande guerra patriottica come fondamento della supremazia, ma poi sul finale del pezzo appunto insisti anche sulla Ucraina che, difendendo se stessa, difende anche i valori in cui noi occidentali diciamo di credere. Ecco, come ci sta cambiando la testa, secondo te, questa guerra, o se ce l'ha già cambiata probabilmente? Ma intanto grazie di questo invito, si torna sempre volentieri qui alla Holden. Guardavo questa sala di cui avete già detto tutto, della sua storia, della sua trasformazione, del cambio di significato, ma la Holden e questa sala sono un posto di incontro, sono un punto di scambio tra le generazioni, si pensa che la scrittura insegnata o praticata sia uno strumento dell'espressione di sé, certamente, del racconto, ma in realtà è uno strumento della conoscenza, se ci pensiamo bene, e quindi svolge una funzione civile, è in qualche misura una infrastruttura individuale della democrazia, della convivenza civile. E allora mi veniva da pensare, diceva prima Kirill, che ci sono luoghi simili in molte città del mondo, in paesi tra loro diversi. Noi giustamente facciamo il conto delle vittime, un conto enorme. Oggi sono usciti i dati di quanti ucraini sono stati ammazzati durante l'avanzata nazista e del numero doppio
vittima dell'invasione russa e della violenza russa. Però pensiamo al costo che l'Europa, il mondo potremmo dire, ma la nostra civiltà in particolare, che è investita direttamente, pagherà per la distruzione delle città. Noi abbiamo un panorama di città morte, e in quelle città ci sono posti come questo. Ci sono chiese dove pregare o non pregare, dove esercitare la propria libertà. Ci sono posti dove si trovano i ragazzi, ci sono scuole, ci sono luoghi di svago, ci sono i luoghi del lavoro come affermazione di sé, come luogo dove si può trovare un'espressione sociale di sé e una connessione con gli altri. Ci sono i luoghi della politica. Tutto questo distrutto. Che patrimonio è questo? Quanto ci metteremo per recuperare? Non in termini economici, che è la cosa paradossalmente più semplice, in termini di ricostruzione di qualcosa che avevamo come gli strumenti che dicevano prima i nostri rappresentanti dell'Europa che sono qui, strumenti che abbiamo ereditato dai nostri padri, che se ci pensiamo bene, guardiamo oggi la difficoltà per le Nazioni Unite di intervenire. Se guardiamo l'Europa che a sorpresa probabilmente il Cremlino pensava di coglierla in un momento di divisione e sta dando una risposta unita, se guardiamo alle strutture sovranazionali che sono state create con fatica ma con uno sforzo continuo, costante, da chi, dalla generazione che aveva riconquistato la libertà e l'aveva trasmessa a noi. Se guardiamo questo sforzo, pensiamo quanto è stato fatto per creare questa rete che ci proteggesse dai momenti insani. Potremmo dire una rete costruita quando eravamo sobri per proteggerci quando fossimo diventati ubriachi. E oggi è uno di quei momenti, purtroppo. E non è detto che la rete che abbiamo costruito riesca a resistere a questa violenza di questi giorni, che nasce anche dalla difficoltà di comprendere, di capire, o nasce ancora di più dalle incrostazioni ideologiche che sorprendentemente sono riuscite a attraversare la frontiera del secolo e ad arrivare fino ad oggi e ci impediscono di distinguere e ci impediscono di capire. Come ci ha cambiati, tu dici? Hai parlato prima della doppia valenza della data del 9, visto dall'Europa occidentale, vista dalla Russia. Guardiamo un momento, Kirill potrebbe spiegarcelo meglio di me naturalmente, ma guardiamo un momento che cosa significa la giornata del 9, che cosa significa per Putin. Putin è nato nel 52, quindi non ha preso parte alla grande guerra patriottica, come i russi chiamano la seconda guerra mondiale. Qualcosa che è profondamente radicato nella coscienza della popolazione, non solo per il numero altissimo di vittime, ma proprio perché è un momento topico dell'identità di quel paese. Ancora quando io ero a Mosca, che non è all'epoca delle guerre puniche, le ragazze che si erano appena sposate in municipio, ancora con l'abito bianco, mentre andavano al banchetto nuziale, facevano fermare la macchina davanti alla fiamma perenne del Milite Ignoto e portavano il mazzo di fiori che avevano ricevuto, il mazzo delle nozze, alla tomba del Milite Ignoto, per dire quanto è radicato. Tanto che io non credevo possibile che la Russia dicesse sì all'unificazione della Germania negli anni che hanno messo fine alla Guerra Fredda. Mi sembrava impossibile che la coscienza popolare accettasse tutto questo, e quando nell'incontro Stavropol con Gorbaciov, in cambio degli aiuti straordinari promessi e assicurati da Kohl, Gorbaciov ha detto di sì, mi sembrava un atto contro la natura di quella popolazione e contro l'esperienza che aveva vissuto, che era depositata in tutte le famiglie. Si incontra la vocazione militare di quel paese, dove, come ha detto Putin, il soldato russo è un punto di espressione della forza, ma soprattutto dell'onore di quel popolo. Questo dobbiamo tenerlo presente. Putin, abbiamo detto, è del 52, ma la sua memoria familiare è strettamente connessa a quella guerra
e ha continuato a elaborarla nel corso dell'infanzia e dell'adolescenza. Intanto il suo fratello maggiore è morto nell'assedio di Leningrado, era stato tolto la famiglia, come accadeva spesso in quel periodo, dove mancava il cibo, mancava tutto, ed era stato affidato a un istituto. È morto che non aveva ancora 3 anni, e soltanto pochi anni fa è stata fatta una ricerca sul DNA è stato riscoperto l'ultimo atto, perché padre e madre non sono nemmeno stati informati della morte immediatamente e della sepoltura. Quindi, a parte che anche l'altro fratello è morto, ma pensiamo a questo rapporto tra l'assedio di Leningrado, la resistenza eroica di quel paese, e i 600.000 morti soltanto nel 1942, i 400.000 dispersi, questo assedio infinito, questa capacità di resistenza. Pensiamo all'epopea nel giovane Putin. E pensiamo poi all'espressione che la capacità di opporsi all'avanzata nazista ha portato in tutta la popolazione russa. Putin fa questa dichiarazione pochi anni fa, esplicita: il modo in cui abbiamo resistito al nazismo crea un diritto morale speciale e particolare della Russia rispetto agli altri popoli, agli altri stati e agli altri paesi, per 2 ragioni. La prima, che noi abbiamo sopportato per tutti l'urto maggiore dell'avanzata del nazismo, e la seconda ragione, che noi per tutti abbiamo liberato la civiltà europea dalla furia del nazismo. Questo ci dà un diritto speciale ad affermare le nostre posizioni e a sostenere le nostre convinzioni, perché abbiamo un credito nei confronti degli altri paesi. Ecco dunque la convinzione che si porta Putin, nato in tempo di pace, dopo la fine della guerra, che il lascito di quella guerra è un credito morale e quindi un obbligo simmetrico da parte di tutti noi, delle altre popolazioni europee, nei confronti della Russia, un debito che la predicazione di Putin negli ultimi 6 anni dice che non è stato pagato, anzi è stato pagato con l'umiliazione della Russia, quando, sostiene Putin, ed è alla base questa teorizzazione delle scelte che ha fatto, perché paradossalmente Putin ci ha detto tutto quello che avrebbe fatto, ci ha detto tutto, siamo noi che non abbiamo capito che queste cose si stanno traducendo in pratica. L'umiliazione che è venuta dopo la caduta dell'Unione Sovietica, secondo il Cremlino, consiste nel fatto che la Russia è stata considerata e ridotta al rango di potenza regionale dopo la fine dell'URSS, come se la dimensione imperiale della Russia fosse dovuta alla stagione dell'elinismo, dello stalinismo, del bolscevismo, come una sovrastruttura ideologica, puramente questo, e non fosse invece qualcosa la dimensione imperiale che c'è nella storia. Non dimentichiamoci che soltanto la dinastia dei Romanov ha regnato per 3 secoli sulle Russie, e quindi qualcosa che c'era prima della stagione del bolscevismo e qualcosa che c'è dopo, semplicemente perché è qualcosa di insopprimibile. E l'esercizio che Putin fa è una lezione distorta della storia, una lezione addomesticata, una lettura a suo uso e consumo, dove mette insieme cose molto diverse tra di loro, i primordi e le origini mitologiche, leggendarie della Rus di Kiev, dei Gran Principi, poi il Principato di Moscovia, e poi la stagione del sovietismo e del comunismo, i 70 anni del bolscevismo. Putin non vuole tornare al comunismo, dice apertamente di essere un conservatore, noi potremmo dire un ultraconservatore, con i giudizi che dà sull'omosessualità, con i giudizi che dà sui movimenti femministi, sul gay pride, echeggiati dal patriarca Kirill, e poi sostiene che il comunismo blocca lo sviluppo del paese, perché attraverso la collettivizzazione blocca l'economia. Però Putin è interessato a recuperare
la sovietizzazione del paese, il sovietismo come strumento tecnico di esercizio di un'autorità che derivava dall'Unione Sovietica. Quindi il sovietismo senza Unione Sovietica, quella strumentazione politica e ideologica che ha consentito all'Unione Sovietica di avere un ruolo di partner di primo piano nelle vicende del mondo. Tutto questo l'ha portato, a partire dal giudizio della Seconda Guerra Mondiale, c'è poi la stagione della Guerra Fredda, che Putin ha vissuto non come protagonista ma come attore, come tutta la sua generazione, ha attraversato interamente la stagione della Guerra Fredda. E a 16 anni si è presentato ancora al liceo alla sede centrale del KGB di Leningrado, chiedendo di che cosa doveva fare per poter entrare nel KGB. Gli hanno detto: pensa a studiare e vediamo dopo. Ma nel 75, l'anno stesso della laurea in giurisprudenza, è immediatamente entrato nel KGB per scelta sua. Quindi ha vissuto l'esperienza di una delle polizie segrete più potenti del mondo, con un agente segreto in quel paese immenso, con un numero di cittadini così grande, di un agente segreto ogni 1600 abitanti. Ma non solo, per 5 anni è stato protagonista del KGB mascherato sotto il ruolo fittizio di interprete, in realtà come residente della stazione di Dresda del KGB, dove nei giorni dopo la caduta del muro personalmente brucerà tutti i documenti compromettenti sullo spionaggio e sugli interventi nei confronti dei dissidenti. Diceva: temevo che la stufa scoppiasse. Quindi ha avuto perfettamente coscienza di che cos'era inconfessabile in quell'azione, e aveva naturalmente il tesserino, che si può consultare negli archivi del KGB alla sede di Berlino dopo la caduta del muro, il tesserino verde con tutti i timbri e come si chiamano i bollini anno per anno, il grado di major, di maggiore, e l'accesso garantito e automatico a tutte le carte, a tutte le istruttorie in corso da parte della polizia segreta e a tutto l'archivio del KGB, tenendo presente che in questo modo si è potuto impadronire, possedendo già le strumentazioni del KGB, della tecnicalità di una polizia segreta che aveva tra i 110.000 dipendenti, diciamo, ufficiali, e i 190.000 informatori non ufficiali, aveva un confidente ogni 60 persone. Questo marchio è un marchio che Putin si porta addosso con questa tecnica. Tutto questo l'ha portato, oltre alla decisione di invadere l'Ucraina e di attaccare non soltanto il Donbass e le regioni dove già la Russia aveva provocato azioni e reazioni, annettendosi di fatto due province e l'intera Crimea. Tutto questo l'ha portato soprattutto a stracciare gli accordi di Yalta, che non sono semplicemente un disegno della divisione del mondo, questo tocca a me, questo tocca a te. Sono uno strumento di regolazione dei conflitti, sono un codice accettato di convivenza civile, sono una strumentazione indispensabile della pace e sono ancora di più un criterio comune riconosciuto dai vincenti e dai perdenti della guerra e dai vincenti e dagli sconfitti della globalizzazione, tenuti insieme da questo criterio che distingue che cosa è il bene e che cosa è il male. Noi siamo davanti a qualcosa di capitale che segna la nuova epoca, non soltanto i morti, non soltanto le città distrutte, ma il fatto che è saltato un criterio comune che distingue il bene dal male. E infatti oggi non c'è un giudizio
che tenga insieme l'Oriente e l'Occidente sul giusto e sull'ingiusto, ed è la ragione per cui la forza può sostituirsi al diritto. Grazie Ezio Mauro. Faccio salire sul palco i ragazzi e le ragazze di Radio Immaginaria, che è la radio degli adolescenti, che seguiranno una porzione in diretta di questa nostra conversazione e anche poi naturalmente il piccolo concerto che la chiude. Ma in questa mezz'ora che abbiamo a disposizione farei un giro proprio di domande dalle ragazze e dai ragazzi che studiano alla Holden. E c'è un microfono gelato che può raggiungerli, se no presto questo. Magari ecco stavolta risposte un po' più concentrate di qualche minuto, credo ce ne sarà una per ciascuno di voi e quindi insomma. Buongiorno a tutti, e volevo fare una domanda a signor Martinov, e che ringrazio per la sua presenza qui. La mia domanda in realtà si allaccia con la notizia recente della collaborazione tra la Novaya Gazeta e la Stampa nel nuovo progetto Novaya Gazeta Europe. Questa collaborazione ha un valore molto importante nel contesto italiano, perché l'Italia è uno dei paesi in Europa che dà notoriamente più spazio alle posizioni filorusse nei vari media, ma soprattutto nei dibattiti televisivi. E il culmine, come sappiamo, è stato raggiunto lunedì scorso con l'intervento del ministro degli esteri Lavrov in una trasmissione televisiva italiana. Un intervento senza contraddittorio che ha creato molto scalpore a livello internazionale, non solo per i contenuti, ma anche per la modalità, che ci obbliga a interrogarci sulla natura stessa di fare informazione. E a questo proposito la mia domanda è la seguente: qual è il confine, secondo lei, tra l'ascolto di ogni opinione, che è un principio democratico fondamentale, e invece fare cattiva informazione, cioè polarizzare il dibattito al solo scopo di creare audience e alimentare la propaganda, in questo caso filorussa? Grazie. Спасибо большое за вопрос и за интерес к нашей работе. Vado con posso rubare il microfono? Grazie. Allora, innanzitutto grazie mille per la domanda e per il vostro interesse nel nostro lavoro. Я первый раз в Италии, и я не так много знаю про местную среду национальную, но я уже слышал достаточно много замечаний от коллег, от экспертов о том, что такая проблема существует, как присутствие российской пропаганды здесь. Io mi trovo in Italia per la prima volta, quindi non ho avuto esperienza diretta, però ho sentito molto parlare di questa questione da colleghi che lavorano qui in Italia e del fatto che ci siano questi queste correnti filorusse e sostenitori del regime qua. Идея децентрализованной новой газеты Европа возникла в результате некоторого странного стечения обстоятельств, когда 5 месяцев назад главный редактор новой газеты получает Нобелевскую премию мира. Высшее признание, наверное, со стороны мирового сообщества для журналиста. И потом, через несколько месяцев, вашу газету закрывают в России. И мы подумали, что мы хотим каким-то образом продолжать печататься, не имея для этого практически ничего, не имея типографии, конкретных партнеров в Европе, даже офиса и даже лицензии на издание. Quello che è successo con la nuova Gazeta, chiaramente prima eravamo in Russia, poi abbiamo dovuto lasciare il paese e la cosa ancora più interessante è che poi 5 mesi fa il nostro redattore capo ha ricevuto il premio Nobel proprio in questo contesto, e a quel punto poi abbiamo deciso, una volta che avevamo lasciato il paese, di continuare a pubblicare indipendentemente da sostegni economici, dal fatto che magari non avevamo niente.
e abbiamo continuato in questa direzione. И вот я однажды ночью лежал и думал, что же я могу с этим сделать, да, как бы как сделать все, не имея ничего. И я подумал, что нужно просто начать писать в Твиттер, да, о том, что, ребята, мы бывшая команда «Новой газеты», а давайте-ка вы будете все нас печатать. И так и «Ла Стампа» отозвалась, да. И una notte mi trovavo così a letto che pensavo e adesso cosa faccio, come riesco a portare avanti tutto senza niente, e allora ho iniziato semplicemente a scrivere su Twitter e ho iniziato a chiedere aiuto, dire ragazzi aiutiamoci, iniziamo a scrivere, e poi è arrivata la stampa. Да, я хочу немного похвастаться и ответить на ваш вопрос все-таки, в отличие от предыдущего. Нас сегодня напечатали Guardian, Le Monde, Liberation, TAS, газеты в Нидерландах, газеты в Португалии, газеты в Дании и моя любимая польская газета Выборча, либеральная. E adesso me la tiro un po'. Dopo l'inizio della nuova Gazzetta Europa, siamo pubblicati su, e quello, collaboriamo con The Guardian, Le Monde, Liberation, tutte alcune edizioni in Irlanda, in Portogallo, in Danimarca, e una delle mie testate preferite polacche, che Gazeta Wyborcza. Gazeta Wyborcza. Yeah, a very prominent liberal newspaper in Poland. È un giornale molto liberale polacco. То, о чем вы спрашиваете, это так называемый парадокс толерантности, мне кажется, который подробно обсуждал философ Карл Поппер. И это вопрос о том, сколько свободы можно давать врагам свободы. Quello che ha chiesto lei rientra nella teoria di Popper sulla tolleranza dei nemici, di quanto spazio si possa dare al proprio nemico. И мне кажется, что в вопросе про свободу есть определенная грань, когда... Ну, как бы вам сказать, когда фашиста нужно ударить по лицу. E per quel che riguarda la questione della libertà, ci si chiede se bisogna picchiare i fascisti ogni tanto. Мы видели это очень хорошо на нашей собственной истории, и кажется, это очень серьезный такой политический вопрос, когда эти границы нужно выставлять. Я заканчиваю еще последнее замечание. Вы сказали, что в Италии представлены пророссийские голоса. Я, честно говоря, думаю, что это те люди, которые выступают против войны, это пророссийские голоса. По-настоящему пророссийские, потому что российские, реальные российские интересы – это жить в мире со своими соседями, ни с кем не воевать и давать своим детям нормальное, достойное будущее. Da questo punto di vista, e poi concludo, chiaramente l'abbiamo visto con la nostra storia, quello che è successo, ed è importante fornire sempre un certo contesto storico, però per quel che riguarda l'Italia, il fatto che ci siano molte voci filorusse, in realtà queste voci filorusse spesso sono anche coloro che poi si pronunciano contro la guerra. Molti di loro magari sono semplicemente cittadini che vogliono vivere in pace con le loro famiglie e si trovano in quella situazione magari al momento sbagliato, nel posto sbagliato, ecco. Grazie. Buonasera, la mia domanda è per la vicepresidente Picerno, che intanto ringrazio per l'intervento. Dunque, in ragione dei recenti avvenimenti siamo tornati a parlare della questione del nucleare e le motivazioni sono varie e esplorano tutte le forme che il nucleare può assumere. La guerra ci ha posti inevitabilmente di fronte alla problematica energetica, l'Italia è uno dei paesi europei che maggiormente importa gas dalla Russia e ora si trova in difficoltà nel reperire mezzi alternativi, ma non è l'unica. In Europa la crisi russo-ucraina ha costretto anche paesi come la Germania a elaborare piani alternativi riguardo l'energia del paese. Ma del nucleare si è parlato anche in relazione agli armamenti e alla possibilità dell'utilizzo di bombe atomiche da parte della Russia. Infine il nucleare è stato un tema fondamentale nella corsa per la sede di primo ministro in Francia, dove Macron si dichiara favorevole a questa fonte di energia.
L'Unione Europea ha avviato diversi progetti per implementare l'uso di rinnovabili, ma ha ipotizzato una detassazione del nucleare che potrebbe essere considerato green come le altre fonti sostenibili. Questo ha creato grandi divari tra i Paesi membri. La mia domanda è: il nucleare potrebbe essere materia di divisione ulteriore all'interno dell'Europa? Nell'ottica di un pianeta più sostenibile, potrebbe effettivamente giocare un ruolo fondamentale o si ridurrebbe a un piano B per sopperire alla mancanza di gas nel breve periodo? E infine mi chiedo, è possibile considerare il nucleare senza considerarne le armi? O i paesi che lavorano con questa energia, prima o poi, sono destinati a creare il proprio arsenale atomico? Tanto grazie per la domanda. Che è un temone, io non so quante ore ho per rispondere, cercherò di essere breve. Intanto dicendo che l'Europa, come voi sapete probabilmente, ha da un po' di tempo scommesso su un nuovo modo di stare al mondo, e questo nuovo modo di stare al mondo, che porta con sé una straordinaria scommessa su un nuovo modello di produzione, si chiama Green Deal. Quindi cominciamo col dire questo, se parliamo naturalmente di cosa sta facendo l'Europa in questo campo. C'è stato un investimento straordinario, una scommessa straordinaria della Commissione Europea su questo punto che, ripeto, parliamo del periodo prima della guerra, poi arrivo anche alla crisi che stiamo vivendo, che naturalmente è connessa anche al tema energetico, perché sapete che il nostro continente importa quasi il 90% insomma del gas e dell'energia appunto dalla Russia, quindi è un continente che è fortemente dipendente da altri. Però noi abbiamo scommesso su un nuovo modello di produzione, che era un nuovo modello per la prima volta, un modello di produzione diverso rispetto al carbone e all'acciaio, di fatto una nuova rivoluzione industriale. Quindi ci abbiamo messo su un bel po' di soldi, ci abbiamo fatto una straordinaria scommessa politica per dire cosa? Che l'Europa si impegna entro il 2050 ad arrivare alla neutralità climatica, entro il 2030 a dei target intermedi molto significativi. Questa è l'Europa che ci piace raccontare. Poi naturalmente, come dicevamo prima, il 24 di febbraio ci siamo svegliati in una condizione diversa, in una crisi geopolitica che non ci aspettavamo, per dire la verità, qua non è emerso nel dibattito di oggi, ma ci dobbiamo dire che c'è stata un'escalation, ora non abbiamo il tempo, se no mi frustate, però dobbiamo dire che nel corso di questi anni, insomma, qualche segnaluccio di problemi dei rapporti tra Europa e Russia noi l'abbiamo avuto, ragazzi, tanto che il Parlamento europeo ha votato diverse risoluzioni molto impegnative. L'ultima l'avevamo votata un anno fa, dopo l'arresto di Navalny, dopo l'arresto di un oppositore, del principale oppositore politico di Putin, e per quelle iniziative voi sapete che David Sassoli è stato dichiarato, insieme a un bel po' di funzionari dell'Unione Europea, persona non gradita in Russia. Quindi il rapporto tra Unione Europea e Russia non è stato sempre semplice, sapete che c'erano delle sanzioni per il mancato rispetto degli accordi di Minsk, insomma c'era una bella dialettica pure prima che è arrivata, poi arriva la domanda, io sono un po' chiacchierina, mi dovete scusare, che è arrivato anche a dei momenti di crisi particolare. Una delle cose che Putin ha utilizzato nel nostro continente è l'utilizzo massiccio della propaganda, che noi abbiamo documentato anche rispetto a interferenze con nostre elezioni. Quindi insomma qualcosa era già accaduto in passato. Ci siamo svegliati però con questa crisi che ci ha richiamato a una nuova emergenza, che è quella dell'indipendenza energetica del nostro continente, perché insomma guarda caso ne importavamo dalla Russia. Se la domanda è: abbiamo fatto scelte sbagliate in passato rispetto, cioè abbiamo creduto che avviare rapporti commerciali con una potenza di quel tipo, che ha sempre fatto delle limitazioni delle libertà personali, della limitazione dei diritti, qualcosa di quotidiano, come ci ha raccontato Kirill, che ci ha detto chiaramente la democrazia in Russia non esiste. Allora se la domanda è: abbiamo sbagliato a intessere rapporti commerciali con un paese di questo tipo pensando così di poterlo avvicinare in qualche modo, io penso che questa invasione e questa attualità ci pone innegabilmente delle domande rispetto alle scelte che noi abbiamo fatto in passato, e ci pone rispetto ad alcune
criticità che noi ci portiamo dietro. Sì, allora avremmo dovuto essere più lungimiranti, avremmo dovuto essere più autonomi, avremmo dovuto, e su questo i cittadini europei che hanno partecipato in massa, lo dicevo prima, alla conferenza sul futuro dell'Europa, ci hanno richiamato su questo e ci hanno detto: noi vogliamo un'Europa più politica, vogliamo che si superi il diritto di veto, vogliamo che si superi il vincolo dell'unanimità per decidere in Consiglio, perché quello ha determinato il fatto che noi non abbiamo preso, diciamo, posizioni coraggiose, non l'abbiamo fatto sui migranti, come ci ricordava prima Annalisa, non l'abbiamo fatto su molti temi. Ora, insomma, abbiamo delle difficoltà, io poi sono fiduciosa, l'accordo si troverà sul sesto pacchetto di sanzioni, ma sicuramente sulla diciamo embargo dal gas russo, voi sapete che si registrano posizioni diverse nei diversi stati membri. E allora noi abbiamo bisogno, la risposta è sempre un'Europa più politica, la risposta è sempre la capacità di portare fino in fondo il disegno dei padri fondatori. Ancora una volta torniamo a Ventotene, la capacità appunto di gettare davvero il cuore oltre l'ostacolo e di fare davvero un'Europa politica come ci chiedono i cittadini, rifondando addirittura i suoi trattati costitutivi. Rispetto appunto alla questione contingente, no? La guerra, noi dovremo naturalmente diversificare i nostri approvvigionamenti, su questo sarà fondamentale tessere legami nuovi con altri paesi, riscoprire nostri alleati nel Mediterraneo, sapete che erano stati immaginati nuove, in passato, poi sono state un po' accantonate, nuove linee di approvvigionamento del gas, perché il gas non è che sta soltanto in Russia, sta anche nel Mediterraneo. E rispetto appunto al tema nucleare, allora io non penso si possa, te la dico così per come la penso, semplificandola un po', ma non abbiamo il tempo per approfondire, non penso assolutamente che si possa tornare al passato da questo punto di vista. Abbiamo avuto dei referendum molto chiari, i cittadini si sono espressi in maniera molto chiara, il futuro certamente non è il nucleare per quanto mi riguarda, il futuro è la diversificazione degli approvvigionamenti, il futuro è la scommessa che è importante che noi abbiamo fatto sul Green Deal. Il futuro sono naturalmente le rinnovabili, come ci chiede di fare la vostra generazione. Ci avete insegnato, ci avete dato una bella svegliata, riempiendo le piazze delle capitali di tutto il mondo, richiamando l'attenzione dei governanti di tutto il mondo, dei leader politici di tutto il mondo, rispetto al fatto che stavamo mettendo in pericolo il nostro pianeta. Ce l'avete raccontato voi, ce l'ha raccontato la vostra generazione, e rispetto a questo insegnamento che avete dato, che ha dato la vostra generazione leader di tutto il mondo, io penso che non si possa e non si debba tornare indietro. Quindi, insomma, mai nucleare e viva le rinnovabili. Buon pomeriggio a tutti. Io avrei un quesito da porre al direttore Zio Mauro, che ringrazio per essere qui ancora una volta, è sempre un piacere averla qui con noi. Ecco, la domanda che vorrei porle è in merito al ruolo che ha ricoperto come corrispondente italiano a Mosca alla fine degli anni Ottanta, come ci raccontava anche prima, poco fa. All'inizio del 1990, con l'elezione di Gorbaciov e il successivo tracollo dell'URSS, diciamo che l'Occidente aveva un po' sperato in una svolta, possiamo dire così, aveva pensato che la Russia si incamminasse verso un progresso democratico. Una speranza che poi è tramontata dal momento che poi così non è stato, e oggi a dimostrarlo ne vediamo i frutti. Perché prendiamo atto a 30 anni di distanza che la Russia è in mano a una stretta cerchia di oligarchi. Ecco, io volevo chiederle... A una stretta cerchia di oligarchi. Ecco, io volevo chiederle come mai, secondo lei, che era là proprio in quegli anni, non si è riusciti poi alla fine a imboccare la via della democrazia, ma anzi ci si è arenati all'autoritarismo? Putin le risponderebbe così, perché ha risposto così nell'intervista a Oliver Stone. Si può trovare il libro che documenta le quattro sedute filmate molto lunghe che hanno fatto per questa intervista, quindi pochi anni fa. Ha detto: la democrazia è qualcosa che non si può esportare con le armi, è qualcosa che non si può imporre ai popoli, ma è anche qualcosa che non si può far scattare improvvisamente in modo definitivo con un modello che va bene per ogni paese. Il modello
statunitense, ad esempio, o il modello anglosassone. La democrazia, ha detto, ha bisogno di tempo. Il problema è che Putin ha cambiato idea sulla democrazia. Perché ancora in questo libro, in questa intervista, parla della Russia come di un paese che ha un destino democratico. Mentre pochi anni dopo, nell'intervista al Financial Times nel 2018, teorizza che la democrazia liberale non è l'unico modello per il mondo. Quindi che cosa ne deduciamo, anche se non pronuncia questa formula in modo esplicito? Che esiste un modello, che evidentemente lui ha in testa, di democrazia illiberale. Qual è la democrazia illiberale? È quella che, detta col linguaggio di Putin, libera il lampo della sovranità governante da tutti i lacci e i lacciuoli dei contropoteri, dei bilanciamenti, delle garanzie, e lascia rifulgere questo lampo della sovranità legittima votata dal popolo, dicendo poi c'è un momento di rendiconto alla fine del mandato dove potete decidere di cacciarlo o di riconfermarlo, la vostra prerogativa sovrana di voi cittadini è salva, però quando è al potere lasciatelo governare. Mentre noi sappiamo che una regola della democrazia, la grandiosità della democrazia e la fatica della democrazia è nel fatto che tu hai conquistato legittimamente, grazie alla tua bravura, il consenso popolare oggi e domani mattina lo metti in palio. Da domani mattina è contendibile non in termini di elezioni immediate, ma in termini di giudizio popolare, perché tu sei sottoposto al giudizio, tu sei sovrano, sei rivestito dei paramenti sacri del potere legittimo, ma sei anche nudo, perché sei di fronte al cittadino nel quale risiede la sovranità, non dimentichiamolo, soprattutto secondo la nostra Costituzione. Che cosa significa in concreto, dal punto di vista istituzionale dell'equilibrio dei poteri, la democrazia liberale? Perché finché è una formula possiamo far finta di non essere impressionati. Quando la guardiamo nella traduzione pratica, beh, insomma, il discorso cambia. Perché la democrazia liberale significa che il potere è sottratto al controllo di legalità da parte della magistratura, al controllo di legittimità da parte delle corti costituzionali. Guardate nelle democrature come sono ridotte le corti costituzionali. Al controllo politico da parte di un Parlamento libero e autonomo, al controllo sociale da parte di un'informazione, di una stampa libera che consente ai cittadini di essere informati e consapevoli. Quindi quando vanno a votare essere cittadini che conoscono la vicenda che hanno davanti agli occhi, che sono in condizioni di giudicarla e che non fanno parte di quel senso comune che proviene dal potere, perché il potere è il più grande fabbricatore di senso comune. Mentre invece l'opinione pubblica è qualcosa di distinta dal potere e distinta dal senso comune. Il senso comune è qualcosa che scorre dal potere in senso orizzontale. L'opinione pubblica è qualcosa di verticale, autonomo, piantato nel campo, nello stesso campo del potere, e lo giudica. A questo potere immenso di cittadini anonimi, sconosciuti, che non svolgono magari funzioni pubbliche, ma hanno il potere di giudicare chi comanda, che è una cosa suprema. Quindi abbiamo visto questa visione che è alla base di questa teoria, perché io sono convinto che Putin, più che la questione e la contesa territoriale in Ucraina, teme il contagio occidentale, cioè teme che gli istituti e la pratica e i diritti e i valori della democrazia arrivino fin lì. E teme anche che l'Ucraina si volti definitivamente verso Occidente attraverso l'Unione Europea oggi e magari la NATO domani, e che quindi venga strappato al nucleo slavo originario di tutte le Russie quel ceppo fondatore mitologico da cui ha origine tutto, quel ceppo formato dalla Rus di Kiev, che teneva insieme la Bielorussia, la Russia e l'Ucraina attraverso il corso del Dniepr, che era la grande via navigabile dei commerci dell'epoca, su cui navigava anche la sovranità, perché ogni primavera al disgelo il Gran Principe partiva e si fermava nei vari villaggi lungo il Dniepr a riscuotere le decime, la tassazione, e poi tornava a fine stagione mentre i suoi uomini facevano commercio di pelli, di miele,
dei prodotti che arrivavano dalla coltivazione, derivavano dalla coltivazione, e tornava a palazzo annunciato dal suono del corno del palazzo. Ecco, è questo insieme che tormenta Putin. La dimensione autoritaria, facciamo un ragionamento molto semplice. Putin aveva un rango di primissimo piano, un'autorità riconosciuta. Pensiamo come veniva ricevuto, ovviamente, dal Papa negli incontri che c'erano. Pensiamo ai colloqui con i presidenti degli Stati Uniti, con George Bush, con cui ha stabilito un'intesa molto buona e ne parla benissimo nelle sue interviste, a Obama, a Clinton. Come mai si è spogliato di questa dimensione riconosciuta e accettata nel mondo per diventare, potremmo dire, il gran vilain, il cattivo, per diventare l'uomo che si oppone alla democrazia e ai principi occidentali, per alzare la bandiera nera sul Cremlino della persona che chiama a raccolta chi è contro l'Occidente, chi è contro la democrazia, perché c'è una rendita politica enorme in questa posizione, attraverso la dannazione, attraverso il sopruso, attraverso l'abuso, come vediamo in questi giorni. E tuttavia nel calcolo, perché non si può pensare che le azioni che Putin compie siano fatte fuori da un calcolo costi-benefici. Io contesto quelli che dicono che Putin è pazzo. Non è pazzo, il che non significa che i suoi atti lo mettano al riparo da una sconfitta, che oggi non si profila e non si intravede, ma non credo che si possa liquidare il fenomeno che abbiamo davanti ricorrendo a delle categorie psichiatriche. Bisogna ricorrere alle categorie della politica, intrecciata con la psicologia naturalmente, e questa triangolazione col popolo, questa continua scommessa e sollecitazione sugli istinti del popolo, che si accompagnano alla denuncia dell'azione dell'Occidente per immiserire la Russia, per stroncarla, per ridurla a una dimensione irrilevante, puramente domestica, di serie B sostanzialmente, e la sollecitazione al popolo a ribellarsi a tutto questo e a ritrovare la sua identità e la sua autorità, di cui la religione fa parte, naturalmente la religione delle origini, ma anche la religione di scambio di potere praticata quotidianamente dal patriarca. Ecco, questa è l'azione che Putin sta facendo. Io credo che sia un calcolo molto scomodo e nessuno lo fa, ma se si facesse il calcolo oggi dei paesi democratici, dei paesi tiepidamente antidemocratici e dei paesi palesemente contro la democrazia, scopriremmo che la democrazia è in minoranza nel mondo. Noi che pensavamo, dopo la caduta dell'Unione Sovietica e la fine del secolo, avevamo sigillato il secolo con la convinzione fallace che la democrazia fosse l'unica religione civile superstita al Novecento, perché aveva battuto i due totalitarismi e quindi avrebbe finalmente potuto nel secolo nuovo dispiegare la sua egemonia culturale. E invece l'attacco alle torri ci ha fatto capire immediatamente, appena il secolo nuovo è cominciato, che la democrazia, come la intendiamo noi, è una pura creazione occidentale, che si fa fatica a predicarla nelle altre parti del mondo, che non va bene per tutti i meridiani del mondo, e con l'attacco alle torri che cosa ci è stato detto? Tenetevela, non accettiamo che quello sia il metodo di misura del mondo e delle azioni che si compiono. La stessa cosa, da un altro versante, la dice Putin. Buonasera, la mia domanda è per la commissaria Dalli, che ringrazio di essere qui. L'Ucraina è stato il più grande esportatore di olio di girasole al mondo, quasi il 50% della produzione, e fino all'invasione russa forniva la metà dei cereali, degli oli vegetali e un quarto della carne di pollame importata in Europa. L'attacco russo ha posto seri rischi rispetto alla sicurezza alimentare dell'Ucraina, dei paesi in via di sviluppo, ma anche dell'Europa stessa. Vorrei sottolineare però la correlazione tra la minaccia alla sicurezza alimentare e la condizione della donna, che sembra esserne di fatto la vittima diretta.
perché le donne che soffrono la fame sono significativamente più a rischio di tratta e di violenza. Emblematica a questo proposito è la notizia di qualche giorno fa dell'invio di 25.000 pillole del giorno dopo in Ucraina a seguito delle numerosissime denunce di stupri e abusi di massa. Vorrei chiederle, in una situazione così complessa, come si possa intervenire e quindi quali sono le azioni che l'Europa intende intraprendere a tal proposito. Grazie. Sì, grazie. Questa è una situazione che sta svolgendo adesso. Io ripeto quello che ha detto lei, la democrazia è sentire anche quello che la società civile sta dicendo e che bisogno ha, perché non è soltanto che ogni cinque anni noi andiamo a votare e poi c'è la democrazia, no, e anche per i diritti della donna, se noi non stiamo attenti tutto il tempo, per i diritti, in questo caso delle donne, allora vediamo quello che stiamo vedendo, che non c'è accesso alla pillola contraccettiva, alla morning after pill, e perciò noi incontriamo ogni giorno come si chiamano, NGOs, come dico? ONG, le ONG, allora la società civile che lavorano in questo, che loro sanno che non possono andare al governo, né vengono da noi o noi andiamo da loro per vedere quali sono i problemi, e questi sono i problemi che sappiamo sono problemi molto seri, perché anche poi c'è l'accesso alla salute sessuale e tutto quanto che è in pericolo, la tratta, il trafficare delle donne e dei bambini, sono cose che stanno succedendo adesso, non soltanto nella guerra, ma sono aumentate in tempo di guerra, però sono cose anche che succedono dappertutto in qualche paese, stati membri dell'Unione Europea. Infatti perciò abbiamo indirizzato il problema con la commissario Ylva Johansson del trafficare delle donne e dei bambini, ecco, perciò capisco molto bene quello che stava dicendo, che certo viviamo in democrazia, ma cosa sta succedendo nel frattempo che un popolo elegge un governo, ma cosa sta facendo quel governo poi durante quei cinque anni che ha il mandato. Allora è importante il giornalismo, voi che osservate e fate il commento di quello che sta succedendo, il Parlamento, io vado sempre ai parlamenti per sentire non soltanto quello che il governo sta dicendo, ma quello che l'opposizione sta dicendo, perché come si dice, si capisce molto di più quando hai tut,
tutti i versioni della situazione di un Stato membro particolare. È molto importante per noi sentire tutte e sentire specialmente la società civile. E durante questa guerra noi lavoriamo molto sodo con la società civile, che lavora con queste vittime della guerra, specialmente le donne, i bambini, le persone LGBTIQ, che anche loro stanno affacciando molti problemi. Per esempio, donne trans che non sono lasciate di partire dall'Ucraina perché i suoi documenti dicono ancora che sono uomini. Sono cose che forse noi non pensiamo a queste cose, ma quando si parla con la società civile si capisce più di più quello che sta succedendo. E poi penso che voi avete tutti visto quel documentario del BBC dove c'erano i ragazzi in un'istituzione, i ragazzi con la disabilità, con l'autismo, dove si parla il principale dell'istituzione e lui dice tutti i caregivers, come si chiamano, si capisce? I caregivers sono partiti e mi hanno lasciato con questi poveri ragazzi, non so quale medicina devo dare, non so cosa mangiano, non so niente. E veramente quello che vedevo su questo documentario del BBC era veramente una cosa che non pensavo mai di vedere nell'anno 2022. E poi ci sono anche le persone anziane, le altre persone con disabilità che sono lasciate in istituzioni, ma nessuno può aiutare queste persone. Allora sono le donne, i bambini, ma non soltanto. E allora la tragedia di questa guerra, come abbiamo detto all'inizio, non è soltanto quello che sanzioni, armamenti, ma ogni giorno persone come noi stanno soffrendo tutto questo. Io penso che è molto importante questo lavoro di aiuto che stiamo facendo. Dobbiamo fare sempre e sempre deve fare di più, ma dove sappiamo che ci sono questi incidenti, come ha detto lei, noi aiutiamo con i nostri strumenti, ma l'importante è di essere, come dice in inglese, in the field, non parlare, ma essere lì a vedere veramente la situazione di questa gente e aiutare il più modo migliore possibile che possiamo, ma veramente ogni giorno che noi stiamo seguendo quello che sta succedendo e l'informazione che abbiamo non dai governi ma dalla gente, quella è la democrazia, di sentire la gente cosa sta passando, cosa vuole che noi facciamo per loro. Grazie. Ci avviamo a concludere questo nostro pomeriggio, quindi c'è una domanda per Annalisa Camilli, poi magari ne prendiamo proprio velocissime due al volo e lasciamo il palco all'orchestra. Mi girava la vicepresidente Picerno un messaggio che l'ha raggiunta ora e che naturalmente in qualche modo motiva il fatto che sarà implausibile collegarsi col sindaco di Odessa, perché questa notizia che l'ha raggiunta dice di 7 navi russe con missili da crociera calibre nel Mar Nero, litorale Odessa. Il Ministero avverte di una seria minaccia di nuovi attacchi missilistici in tutta l'Ucraina, ma Odessa è a livello di allarme più alto, quindi livello 5. E questo naturalmente rende...
appunto rende impossibile collegarsi in questo momento. Sentiamo la domanda per Annalisa Camilli, magari rispondiamo brevemente, poi prendiamo un paio di cose veloci da tutti voi e chiudiamo la conversazione. Buonasera a tutti. Io ci tenevo di nuovo a ringraziarvi per essere qui, i vostri interventi hanno dato un contributo secondo me molto importante alla questione europea di cui si deve parlare per sentirla viva, diciamo. E la mia domanda appunto è per la dottoressa Camilli. E i media, da quando sono nati, sono stati messi al servizio della narrazione, quindi quello che troviamo all'interno di giornali, telegiornali o trasmissioni radiofoniche alla fine sono storie raccontate in un modo piuttosto che un altro. Oggi però esistono nuovi modi di comunicare, nuovi modi di narrare, i social media. E secondo lei, come hanno cambiato il giornalismo, in particolare il giornalismo di guerra? E ricollegandomi a quello che diceva il vice direttore Martino, è importante raccontare la verità. Però quando si parla di un argomento così delicato come è la guerra, ci sono modi migliori di altri di raccontare? Sì, molto brevemente, la questione della relazione tra i social media e la stampa tradizionale è una vecchia questione, sicuramente diciamo in un contesto come un conflitto emergono ancora di più alcune contraddizioni, alcuni anche pericoli. I social network sono stati anche in questa guerra una fonte importante, una fonte proprio per i giornalisti. Immaginiamo che anche il governo ucraino ha usato le fonti istituzionali, diciamo così, hanno usato Telegram, i cittadini nelle città occupate dai russi, quindi difficilmente accessibili da giornalisti indipendenti, hanno usato Telegram, TikTok, Instagram, Facebook per mandare fuori moltissime notizie che poi chiaramente vanno verificate. Ed, per esempio la Siria, il conflitto siriano è stato sicuramente un grande... proprio perché da un certo punto in avanti è stato inaccessibile dalla stampa indipendente, ha fatto sì che si sviluppassero moltissime forme di giornalismo di verifica di questi contenuti, user generated content, no? Contenuti prodotti dagli stessi cittadini, no? Che raccontano per esempio la loro condizione nei territori occupati oggi in Ucraina, quindi difficilmente, penso per esempio a tutto il lavoro di Bellingcat, che è un grande sito fatto da giornalisti tradizionali che usano gli strumenti del giornalismo tradizionale per verificare i principi, diciamo, del giornalismo tradizionale per verificare, no, le notizie, ma lo fanno a partire da video, per esempio, o da tweet o da presi dalla rete, quindi contenuti prodotti spesso appunto da semplici cittadini che danno una notizia o anche da fonti più istituzionali. Il problema, diciamo, grande che in questo momento la stampa affronta è nella produzione di contenuti è che sempre di più la prima fonte, no, di informazione, si arriva alle notizie attraverso le piattaforme dei social network, che confondono, appunto i social network sono stati usati per tirare fuori le notizie ma anche moltissimo dalla propaganda di entrambi i governi, devo dire, e quindi è sempre più complicato per un cittadino comune, diciamo così, distinguere una notizia verificata appunto da giornalisti professionisti, da testate, lì dove appunto c'è dietro anche un grande lavoro e molti soldi, appunto penso al lavoro straordinario che ha fatto il New York Times su appunto il ritrovamento, no, di civili uccisi a Bucha, tutta quella verifica con dei video satellitari per confrontare, per quindi rispondere, no, alla propaganda che diceva che fosse tutta una montatura e che fosse tutta una messa in scena. Il problema grosso in questo momento, essendo che sempre più spesso appunto le persone si informano e arrivano anche ai giornali attraverso
i social network e che si perde un po' il principio di autorità, diciamo così. Quindi abbiamo visto anche in questa discussione, vediamo quali sono gli effetti sul dibattito pubblico di questo. Sempre più spesso persone anche molto alfabetizzate, che però non conoscono le regole fondamentali dei social network, sono suggestionate, si suggestionano, cadono un po' nelle trappole, no, della propaganda, scambiano dei video di propaganda anche perché in questo senso la propaganda è diventata sempre più confezionata come un prodotto di informazione. Questa è un po' la sfida, secondo me, che i giornali tradizionali, le regole, diciamo, del giornalismo sono sempre quelle. Tanto più, diciamo, in una guerra c'è necessità, lo stiamo vedendo, no, di giornalisti professionisti che conoscano appunto le regole dell'obiettività e come verificare una notizia. E però appunto la questione riguarda di più il modo in cui si fruiscono le notizie, la questione è sempre di più quella di rendere evidente a un lettore distratto o appunto a un lettore poco capace di riconoscere appunto i prodotti della propaganda, anche se magari appunto molto alfabetizzato, saper distinguere un prodotto appunto non verificato da un prodotto invece che è frutto di un processo giornalistico tradizionale. Grazie Annalisa. E prendiamo rapidamente, ecco, due domande, le prendiamo insieme. C'è una ragazza che ha alzato la mano, se potete passarle il microfono. E anche subito un'altra, così le raccogliamo insieme. Io avrei una domanda per la dottoressa Picerno. Qualunque esito abbia questa guerra, io ho l'impressione che abbia creato uno strappo notevole fra l'Europa e la Russia, e che questo comporti un avvicinamento della Russia all'Oriente, in particolare alla Cina, sia a livello commerciale che a livello di influenze. Che ruolo potrà avere l'Europa posizionata in mezzo a due grandi potenze, quindi l'America a Occidente e la Russia appoggiata alla Cina in Oriente? Chiedo di raccogliere l'altra, poi è difficilissimo rispondere in pochi minuti a una questione simile, però ci proviamo. E c'era un'altra domanda ancora che possiamo raccogliere? Mi dicevano che forse c'era qualcosa, no? Allora, ecco, rispondiamo a questa e poi passiamo. No, intanto grazie per la domanda. Il rapporto, come provavo a dire prima, tra Europa e Russia è sempre stato un rapporto abbastanza complicato. Tieni conto che noi anche nel corso dell'ultimo anno abbiamo predisposto e abbiamo convalidato, c'era stato anche un dibattito che forse avete percepito, captato in Italia, no? Alcune forze politiche dicevano basta con le sanzioni con la Russia, questo per dire che in realtà le sanzioni c'erano pure prima. E c'erano pure prima perché appunto c'è stata in questi anni un'escalation lenta ma inesorabile della crisi dei rapporti tra Russia e Europa, che ha avuto anche alcuni incidenti, insomma, notevoli. L'utilizzo della propaganda, l'ho accennato brevemente, ci sono stati anche alcuni incidenti all'interno del territorio dell'Unione gravi, per esempio, insomma, non so se l'avete letto, si era incendiato un deposito di munizioni nella Repubblica Ceca e sono state accusate di questo sabotaggio sostanzialmente degli agenti segreti russi, che poi sono stati espulsi, colpo diplomatico che poi è stato espulso dalla Repubblica Ceca. In Italia sapete che c'è stato il famoso caso di Bio, di cui ha scritto Massimiliano, che non vedo, sta là, sull'Espresso. Cioè appunto Bio che cosa aveva fatto? Aveva venduto sostanzialmente dei segreti militari della NATO, in realtà non solo italiani, ai russi in cambio di soldi. Quindi insomma questo rapporto e il tentativo, diciamo, di destabilizzare l'equilibrio politico europeo dalla Russia è stato un tentativo messo in atto a diversi livelli, utilizzo appunto di agenti, di uomini, di propaganda. Abbiamo documentato le fabbriche dei troll, prima insomma si è parlato di disinformazione, no? Qualcuno di voi ha fatto una domanda molto interessante su libertà di stampa e diciamo disinformazione. Noi sappiamo che la disinformazione è un pezzo di questo conflitto, che è stato utilizzato anche precedentemente dalla Russia. Ora
è evidente che c'è stato un punto di non ritorno, che è stata ovviamente l'aggressione militare, però voglio dire cosa? Che i rapporti, non è che prima i rapporti fossero idilliaci naturalmente, e per questo e a maggior ragione per quello che abbiamo visto dal 24 di febbraio in poi, noi abbiamo l'esigenza di rafforzare la nostra Europa da ogni punto di vista, abbiamo bisogno di rafforzarlo dal punto di vista della difesa, per esempio, sapete che i cittadini europei ce l'hanno chiesto attraverso la conferenza sul futuro dell'Europa, ma è una cosa che avevamo già capito, insomma, che è necessario avere un sistema di difesa comune. La NATO va benissimo, è stata importante, è e sarà fondamentale nel futuro, ma noi abbiamo bisogno di una capacità di autonomia, perché la capacità di difesa comune si lega anche alla capacità di iniziativa nel campo della politica estera comune. Quindi noi abbiamo bisogno di un'Europa più forte, fammelo dire così, nel brevissimo tempo che ho a disposizione. Abbiamo bisogno di una capacità di autonomia politica, di un'Europa più forte, in grado di essere una voce autonoma rispetto appunto alle altre che esistono nel mondo. E spero di aver reso l'idea. Grazie mille. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa nostra conversazione. Voglio naturalmente ringraziare ancora Scuola Holden, che in collaborazione col Parlamento Europeo, la Commissione Europea, ha pensato questo evento intitolato Da Ventotene a Kiev, costruire l'Europa del futuro, e soprattutto i nostri ospiti, a cui insomma è giusto forse dedicare un applauso, a partire dal Vicepresidente del Parlamento Europeo Tina Picerno, dalla Commissario Elena Dalli, Commissario per l'Uguaglianza, il direttore Ezio Mauro, Annalisa Camilli e Kirill Martinov. Ringrazio anche la persona che ci ha aiutato con l'interprete, a fare da interprete, non conosco il nome, mi scuso, ma la ringraziamo. E adesso è arrivato il momento, noi lasciamo il palco, di chiudere questo nostro pomeriggio con la Youth Symphony Orchestra of Ukraine, diretta da, vi dico, voglio... Ecco, adesso mentre fanno una foto vi dico che è diretta da Natalia Setz, la fondatrice dell'orchestra è Oksana Liniv, che è anche direttrice musicale del Teatro Comunale di Bologna. Grazie a tutti. Allora, aspetta, è qui, sono qui. Allora, mentre, scusate che attraverso, scusatemi un attimo. Allora, ciao a tutti, si sta preparando l'orchestra, quindi so che aspettare ancora, insomma è stato un sacco di tempo. Io mi chiamo Ludovica e sono di Radio Immaginaria, che è questa radio di adolescenti che è nata nel 2012. È nata in un paese minuscolo in provincia di Bologna e c'è oggi in tutta Italia e anche in diversi paesi europei. E mentre i ragazzi dell'orchestra che sono là dietro sono molto emozionati e carichissimi, si preparano, volevamo un po' raccontarvi la storia di come mai noi e soprattutto loro siamo qua oggi. Quindi, come radio di adolescenti, ci siamo chiesti, come tutti, nel nostro piccolo, cosa potessimo fare di concreto. Mi sposto magari da una cassa. E la cosa è che non è che si sa bene cosa fare di concreto, no? Ce lo siamo chiesti tutti, c'è chi è andato nei punti di raccolta a portare vestiti, da mangiare, eccetera. Noi, i più piccoli, hanno 11 anni, no? Quindi è un po' difficile immaginarsi cosa si può fare, per cui quello che abbiamo pensato di fare è quello che a noi viene meglio, quindi fare radio, raccontare delle storie. E gli speaker della redazione di Bologna in quei giorni, quando appunto è scoppiata la guerra in Ucraina, hanno scoperto che era appena arrivata al Teatro Comunale proprio di Bologna una nuova direttrice musicale, appunto Oksana Liniv, che appunto è ucraina, e sono andati a intervistarla proprio al teatro e hanno scoperto che lei 6 anni fa ha fondato un'orchestra in cui tutti i musicisti sono ragazzi e ragazze dai 12 ai 22 anni, che vengono da tutta l'Ucraina, e il loro obiettivo è sempre stato quello di diffondere la loro cultura proprio in giro per il mondo. E ovviamente questa cosa, io ricordo che eravamo là in un gruppo e mentre noi la intervistavamo, lei riceveva su WhatsApp dei video appunto di questi ragazzi che le raccontavano che cosa stava succedendo,
e che erano rimasti senza strumenti nella maggior parte dei casi, per cui abbiamo pensato che fosse importante metterci in contatto con loro. Abbiamo fatto diverse chiamate su Zoom e non è la prima situazione, il primo approccio è stato un po' come quello che hai nelle video lezioni, no? Quindi persone che non conosci, che vedi per la prima volta, che parlano una lingua diversa, quindi è stato anche un po' imbarazzante. E poi però ci siamo, insomma, conosciuti un po' meglio e hanno cominciato a raccontarci un po' quello che stavano vivendo. Quindi alcuni di loro, scusate, che qua, perfetto. Alcuni di loro, la prima cosa che hanno fatto quando è successo, insomma, quando hanno cominciato a sentire le sirene, sono corsi nelle loro scuole perché erano proprio terrorizzati all'idea di rimanere senza la musica. Purtroppo qualcuno di loro è rimasto per un bel po' senza musica e io mi ricordo che alcune delle cose che mi hanno colpita di più, oltre al fatto che ogni 5 minuti qualcuno, magari erano anche 40 collegati, doveva scappare a nascondersi in un bunker o ci faceva sentire le sirene, è una ragazza che ci ha raccontato che qualche giorno prima una sua amica era scesa in giardino e dei militanti, adesso russi, insomma filorussi, si erano fermati a chiederle: ma tu abiti qui? E lei gli aveva risposto sì e loro le hanno risposto ancora per poco. E le storie, più andavano avanti queste chiamate, più erano così e, come dicevano, insomma, prima, gli ospiti sicuramente più importanti di quanto lo siamo noi, sicuramente di Radio Immaginaria, è che di guerre purtroppo ce ne sono tante, questa non è la prima, però la cosa che penso abbia colpito di più noi e anche i più piccoli è che è una guerra che abbiamo veramente dietro casa, che vediamo tutti i giorni, fin dal giorno zero, abbiamo visto ovunque, soprattutto dai nostri telefonini, e quindi quando tu cominci a renderti conto che i tuoi coetanei che vivono questa cosa non li vedi solo, come dire, su Instagram o al telegiornale, capisci che anche la tua vita può cambiare. Cioè io ricordo quando leggevo le notizie, non so, dei bunker che andavano a ruba, tutti volevano un bunker, o che c'erano state dei bombardamenti vicino a Chernobyl, sono stata in ansia, mi sono spaventata moltissimo, e questo molti ragazzi, penso, della vostra età, per cui quando abbiamo avuto, diciamo, la conferma che anche noi come radio saremmo stati a Torino durante l'Eurovision, abbiamo pensato che sarebbe stato giusto, proprio perché avevamo conosciuto questi ragazzi, cercare di portarli qua, di farli rincontrare dopo tutti questi mesi, queste settimane in cui non erano più riusciti a farlo. E questa proposta, per fortuna, è stata accolta dalle rappresentanze in Italia di Commissione e Parlamento Europeo, dal Teatro Comunale di Bologna, appunto, dove attualmente lavora Oksana Liniv, e anche dalla Fondazione, insomma, per la Cultura di Torino, che ringraziamo tantissimo. Ed è in questi momenti, secondo me, che i ragazzi si rendono conto che possono essere ascoltati, che non è una cosa indifferente. Oggi abbiamo parlato di conferenza sul futuro dell'Europa, in un ambiente in cui siete e siamo tutti studenti, a volte siamo abituati ad ascoltare tanto, e invece essere ascoltati è figo, no? Quindi è stato molto bello, e quando sono arrivati ieri, vederli di persona è stato emozionante, quindi non possiamo sapere cosa loro vivano, cosa loro possano provare in questo momento, però siamo contenti che loro siano qua e speriamo che lo siate anche voi. Quindi non so se loro sono pronti, e allora vi presento la Youth Symphony Orchestra of Ukraine. Grazie mille.
Allora, scusate, prima dell'ultimo pezzo. Intanto grazie mille a tutti. Credo sia da parte di Radio Immaginaria che della Youth Symphony Orchestra of Ukraine. E, non lo so, io sono molto emozionata, però vedo che lo siamo tutti. Quindi grazie, thank you from all of us. E volevo insomma ringraziare chi ci ha permesso di essere qua in questo posto bellissimo, quindi grazie a Scuola Holden, agli uffici e alle rappresentanze italiane della Commissione del Parlamento Europeo, alla Fondazione per la Cultura Torino e a tutti insomma quelli che magari dietro le quinte, io non lo so, ma hanno reso possibile questo. E domani sera i ragazzi si riesibiranno all'Eurovision Village alle 18:30, quindi se vi va di tornare, noi e loro siamo là e vi aspettiamo. Grazie davvero a tutti.